Ora, il prossimo intervento che verterà sul sistema EPI sarà fatto dalla dottoressa che sarà fatto dall'estero. Ci collegheremo con Bordeaux, con l'Istituto della Vite e del Vino ed esattamente con Caroline Gussula, che mi perdonerà se ho pronunciato male il suo nome. E Caroline farà l'intervento in inglese e sarà tradotta quasi in simultanea dalla dottoressa Silvia Toffolatti, che ci sta seguendo in remoto sempre dall'Università di Milano. Ora sentiamo se Caroline ci ascolta. Ci siamo? Caroline, are you here? Can you Yes, hear can you us? hear me? Yeah. Okay, perfect. Silvia, are you with us? Yes, yes, yes. Buongiorno a Okay, tutti. so we can start. Caroline, you can go on. Thank you very much. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. Silvia, you can stop me, like you can say, Caroline, and I will stop if you want to translate when you want. Okay. Presentation. So thank you for inviting me to this event. I will be here to present you and to describe the models that was used in the project, in the MIPA project. So first of all, if we change my slide, to present you a little bit the institute where I working is so IFV is the French Institute of Vine and Wine, which is the center of innovation, technology transfer, and knowledge transmissions. We are present in all the vineyards in France, in all the areas where we have vineyards, and we focus on researches on four challenges that are plant production and varietal innovations, the emerging disease risks, the product management, wine quality and adaptation to climate change, and the last topics concern the sustainable protection and agroecological transitions. So it's in these topics that we developed the modelizations. Maybe Caroline can start translating. Allora, buongiorno a tutti. Oggi Caroline, dell'Istituto francese della Vite e del Vino, ci parla proprio del sistema EPI, del modello che abbiamo utilizzato nel progetto, che è conosciuto in Francia con il nome Potentiel System, sistema del potenziale di infezione. E in particolare ci farà una descrizione del modello e del suo utilizzo per prevedere l'evoluzione delle malattie che vengono causate poi dai patogeni. Diciamo che l'IFV, l'Istituto francese della Vite e del Vino, è un centro di innovazione, trasferimento tecnologico e trasmissione della conoscenza che ha in particolare quattro sfide, che ha quattro sfide al suo attivo: la produzione vegetale, l'innovazione varietale, il rischio legato alle malattie emergenti, la gestione dei prodotti in termini di qualità del vino e di adattamento ai cambiamenti climatici e la protezione sostenibile e la transizione ecologica, all'interno della quale si trova la modellistica della quale ci parla oggi. Please, Caroline. So to describe a little bit what is exactly the modelization of pathogen and why we use it. So the definition we can give to modelization is the simulation of the development of pathogens, which is mainly based on the knowledge that we have on the biology of the pathogens and of course the biology of the plants. Why we use the models? We use it for many objectives and mainly for helping for the treatment decisions, of course, for the decrease of the use of phytosanitary products, but also to have and predict a better positioning of the treatment in the season. And to have more security to decrease doses, and also in order to use alternative products.
I follow, Silvia? Ok, yes. Allora, diciamo che una delle, l'argomento principale della giornata è quella di spiegarci per, che cos'è esattamente la modellizzazione e perché la usiamo in agricoltura. Allora, la modellizzazione è una simulazione dello sviluppo degli agenti patogeni che viene eseguita durante l'anno. È basata sulla simulazione dello sviluppo del patogeno, basata sulle conoscenze che abbiamo sulla biologia dei patogeni e ovviamente delle piante con i quali questi patogeni poi interagiscono. E l'utilizzo dei modelli ha diversi obiettivi. Sicuramente aiutare nel prendere decisioni sulla necessità di un trattamento con un prodotto fitosanitario, con lo scopo finale di ottimizzarne l'utilizzo e quindi alla fine diminuire l'impiego dei prodotti fitosanitari. Un'altra cosa molto, un altro obiettivo molto importante dell'utilizzo dei modelli è quello proprio di migliorare il posizionamento del trattamento, cioè andare a fare il trattamento con il prodotto fitosanitario quando è necessario, nel momento in cui è necessario, e quindi migliorare l'efficacia poi del trattamento. Quindi l'altro obiettivo è comunque dare un supporto nella gestione dei dosi, dei dosaggi dei prodotti e anche nell'utilizzo dei prodotti alternativi. Quindi in generale il modello è un supporto per ottenere una strategia di difesa efficace. Please, Caroline. So the models was which was used in the project was the French model Potentia System, which is a model which was created in the 90s. And in France, we worked on it for more than 30 years to enhance the models and to make it stronger from now. And so we make it evaluated for more than 30 years. How it works? So it's mainly based on it's a mathematic system, which is which need meteo data to give informations. So the data which are needed is the rain and the temperature, and it gives many indicators, and we will focus on the main indicators of the models here to present today, which are the evaluation of the risk and the primary infections. So this is the main indicators to focus on. And then what is really important is that all the models have to be validated. Of course, it's a mathematical system, so it can be wrong in some cases. It's not perfect. But to validate the models, that's why we need to validate on untreated vines. Because the models given information really such as if the vineyard was untreated, it's the pathogen development in natural conditions. So it has to be validated every year, even if we worked on it for more than 30 years, every year we still validate in all the vineyards the information that the models gives. Ok, allora diciamo il sistema EPI, che appunto in Francia è conosciuto come Potentiel System, è stato creato negli anni 90 e lo utilizzano in Francia fin da allora, e questo modello ha avuto uno sviluppo ovviamente nel corso di questi 30 anni, questo sviluppo che lo rendesse il più possibile vicino alle condizioni che poi si verificano in pieno campo. Funziona integrando i dati meteorologici, che principalmente sono costituiti da pioggia e temperature, in un sistema matematico che poi va a fornire degli indicatori che sono svariati. Quelli principali, che vedremo anche poi nel proseguo della presentazione, sono l'indice di valutazione del rischio, che è basato proprio sull'evoluzione dello sviluppo del patogeno, e la valutazione delle infezioni primarie. Poi ci sono anche altri indicatori che comunque vengono considerati durante la valutazione del rischio di infezione, nel momento in cui si fanno le varie valutazioni, quindi si emettono i bollettini.
Quello che è importante sottolineare, diceva Caroline, è che un modello va sempre validato, ovvero va sempre verificato che il modello sia rappresentativo della situazione reale che si verifica in campo. Quindi per validarlo, e loro lo fanno ogni anno in ogni vigneto, in molti vigneti, nonostante appunto abbiano questo modello da più di 30 anni, proprio perché in effetti un modello dovrà sempre essere validato, anzi non dovremmo mai fidarci di chi ci dice l'ho validato il modello, punto e stop. Il modello va sempre validato, qualunque tipo di modello. Questo lo aggiungo io, non l'ha detto Caroline, ovviamente pensando oltretutto al contesto del cambiamento climatico. Non possiamo pensare che un modello validato anni fa possa essere valido per tutta il proseguo della nostra esistenza. Questa è la mia opinione, però non l'ha detto Caroline. Allora, essendo un modello matematico, ovviamente è imperfetto, quindi può essere soggetto a degli errori. Per questo va validato. E la validazione è poi quello che vedremo anche nella parte poi più sperimentale che vi descriveremo noi dell'Università di Milano più avanti. Per validarlo bisogna andare a valutare l'intensità della malattia in opportuni testimoni non trattati e bisogna seguirli lungo il tempo perché ovviamente, come potete immaginare, le epidemie hanno un loro decorso che può essere diverso in funzione delle condizioni meteorologiche. Quindi dobbiamo sempre validare il modello tenendo in considerazione il progresso dell'epidemia. Please, Caroline. So the first main indicators we will focus on is the indicators. So it's the main variable of the models, and it's a translation of the condition of the potential infection. So it gives an information on the maturation state of the inoculum of the pathogen. And it's the position of this indicator which give an information about the potential of aggressiveness of each pathogens. And you can see here on the graph that we have some colors here that reflect some level of risk, because we translate these EPI indicators as a risk, which is a translation of is the conditions are defavorable, sorry, for the pathogens, or favorable for the development of pathogens. So a low risk means the defavorable conditions, and a high risk means favorable conditions for the development of pathogen. And these indicators is it's the dynamic of these indicators which is important to look at, and it's governed by rain and balanced by the temperature. And every pathogens has its own EPI indicators. Ok, allora adesso andiamo nel cuore del funzionamento del modello. Quindi il primo indice che viene fornito dal sistema si chiama proprio EPI, che può essere tradotto come condizione di potenziale infezione. È proprio la variabile principale che il modello ci restituisce e fornisce informazioni sullo stato di maturazione del patogeno, quindi sullo stato infettivo del patogeno. La posizione dell'indice P che voi vedete rappresentata da una linea verde nel grafico, rispetto alle soglie di rischio che invece vedete rappresentate come delle linee gialla, arancione e rosso, ci dice se le condizioni ambientali sono favorevoli o meno per il patogeno. In particolare, se l'indice P si posiziona sotto il livello di rischio basso, che in questo caso è rappresentato dalla linea gialla, le condizioni non sono favorevoli all'infezione. Quindi abbiamo, diciamo, il colore verde. Vedete che sotto abbiamo questa freccia che va dal verde al rosso, quindi verde vuol dire assenza di rischio di infezione, rosso vuol dire invece rischio di infezione elevato. Questo perché quando l'indice P si posiziona al di sopra della linea arancione e della linea rossa, aumenta il livello di rischio di infezione. I livelli di rischio che sono identificati dal posizionamento dell'indice P rispetto a queste soglie di rischio, queste linee colorate, vanno da 1 a 4, dove 1 indica assenza di rischio e 4 indica rischio elevato. Questo ve lo dico a favore di quello che poi verrà detto dopo. L'andamento di EPI dipende strettamente dalle piogge e poi è bilanciato dalle temperature. Quello che è importante dire è che esiste un indice EPI per ciascun patogeno, quindi esisteranno degli indici EPI
per plasma paravicolo, l'agente della peronospora della vite, e altri in DCP per invece erisifenecator, l'agente dell'oidio. E i livelli di rischio sono posizionati diversamente per ciascuna malattia. Please, Caroline. So what is important to focus on also is that this is the main variable, but we are looking at others variables which are linked to this potential infection risk. So the second one is the FTA indicator, which is the percentages of organs, leaves and grapes, all confirmed, and which are attacked by the pathogens. These FTA indicators is the sum of all the primary contamination during all the season. Even a low primary contamination starts the epidemic season. The FTA is related to the epi indicators because they are really linked. I wrote two examples. It's not because you are in the not favorable conditions for the pathogens that you don't have contamination. It's that just that it will need a higher amount of rain to have contamination. So for example, in the risk four, which is a really good condition for the development of pathogen, even a small rain like 2 or 3 millimeters can bring contamination. I really say can bring contamination, because for example, for downy mildew, no rain, no contamination. So even if you are in the risk four for during all the season, if you don't have any rain, you will not have contamination. Silvia, if you want to translate. Okay. Quindi il modello fornisce molti altri indicatori che possono essere impiegati per la valutazione del rischio di infezione e l'indice FTA è tra i più importanti. L'indice FTA, dove FTA può essere tradotto con frequenza teorica di attacco, rappresenta la percentuale di organi, quindi foglie e grappoli, che vengono attaccati dal patogeno. È un indice che è derivato dalla somma di tutte le contaminazioni primarie che possono avvenire nel corso della stagione. Infatti vedete che nel grafico vedete che abbiamo una specie di cumulata. Ed è l'indice che meglio rappresenta l'inizio delle contaminazioni in campo, in stretta correlazione con l'indice P. Quello che ci teneva a dire Caroline è che anche quando abbiamo dei leggeri incrementi nell'indice FTA ci possono essere delle infezioni, quindi non dobbiamo guardare il valore assoluto dell'indice, ma la sua tendenza all'incremento. D'altro canto, quello che diceva Caroline è che non tutte le piogge sono contaminanti. Questo dipende da come si posizionano anche gli indici e come si posiziona l'indice EPI. Per esempio, quando siamo con un livello di rischio 4, quindi rischio elevato secondo l'indice EPI, anche una piccola pioggia può portare a contaminazioni. Ma per esempio per la peronospora diceva, anche se siamo nel livello di rischio 4 e non piove, non è detto che noi abbiamo contaminazioni. Quindi anche quando abbiamo un rischio di infezione elevato secondo l'indice P, ma non ci sono piogge, non c'è incremento dell'FTA, allora non c'è contaminazione, non c'è rischio di contaminazione. Quando invece l'indice EP si trova nel livello di rischio 1, quindi rischio ridotto, molto quasi assente di infezione, allora in questo caso è necessaria una maggiore quantità di pioggia perché si verifichino le contaminazioni, sempre per quanto riguarda la peronospora. Please, Caroline. Yeah, the graph just at the bottom shows the FTA, the indicator during all the season. Here you can see like on the example that there were many contamination during all the season, and it's as the FTA is a percentage, like if you have 100% of the at the end of the season, which means that all of your organs are attacked by the pathogen. Quindi in questo grafico che mostrava proprio sotto si può vedere che si può vedere diciamo l'andamento dell'indice FTA nel tempo
E vedete che c'è un progressivo incremento, però in realtà ci sono delle che va in realtà a scalini, non è proprio un progressivo incremento, cioè noi vediamo degli incrementi seguiti magari delle da delle fasi stazionarie, però comunque la tendenza è quella ad incrementare. E diciamo che l'unità di misura dell'FTA è una percentuale, per cui si arriva fino al 100% quando si può prevedere il 100% degli organi infetti. Please, Carolyn. Here it's the representation of how we use and we describe the models in France to our users of the models. So we use two different representations. So we use first maps, especially for the two main indicators, so the AP indicator and the FTA indicators. So here you have on the bottom left the maps that we provide day per day on the AP indicator. So you can see here the four levels of the risk, in green the really low level and in red the high level of risk. And we provide one map per day to see the evolution of this indicator for during all the season. And on the right, you can see the same map for the FTA indicator. So I put two different maps because one dated on the mid-May and one on the at the end of June of last year, just to show you the evolution and how we represent the evolution for the FTA. And here in green is the FTA at 0%, and in red, 100% of the organs attacked. And okay. It's the same. We have one map per day, also for the FTA. Ok, in questa slide ci mostra come loro utilizzano il modello in Francia e lo usano a livello di mappe, proprio a livello cartografico. Ogni giorno loro producono una mappa di una regione, in questo caso vabbè, la lingua d'oca ci fa vedere, dove riportano i livelli di rischio dell'indice EP, che sono riportati nel grafico, nella mappa in basso a sinistra, e poi anche i valori di FTA, che invece sono riportati nelle margini di destra. Questo lo fanno per avere appunto una visione d'insieme della situazione dell'area. Allora, a sinistra possiamo vedere nella mappa diversi colori che rappresentano i livelli di rischi identificati dall'indice EPI. Abbiamo il colore verde che rappresenta il rischio basso, quindi il livello 1, e invece in rosso il rischio 4, il rischio più alto. A destra invece abbiamo l'indice FTA e Carolina ha inserito due figure che rappresentano un po' l'evoluzione dell'indice FTA nel corso del tempo. In alto possiamo vedere delle mappe, la mappa prodotta nel mese di maggio, e invece in basso possiamo vedere la mappa prodotta un mesetto dopo, al 30 di giugno, per vedere l'evoluzione dell'indice come varia. In questo caso il colore verde vuol dire zero rischio, secondo l'indice FTA, cioè zero infezione praticamente, zero organi infetti, mentre in rosso hanno il 100% degli organi infetti. Please, Caroline. We have a second representation more focused on the specific site. So here we present the information as graphs and tables. So we provide for every sites every 10 kilometers per square this information. So we have an information about the meteo data, like rain and temperatures, and the hygrometry also. Then we have this two graphs that we saw just before, one graph on the dynamic of the EPI indicators and one of the dynamic of the FTA. And then, as we are also looking at other indicators, we provide some nice indicators to look at and to develop and go to details to the indicators in a table here.
Ok, poi in aggiunta alle mappe che abbiamo visto, forniscono anche informazioni tramite grafici, ovviamente sul website, sui loro siti, che riportano i dati meteo, come potete vedere in alto a sinistra, il grafico EPI in alto a destra e il grafico dell'evoluzione dell'FTA che vedete in basso a sinistra. E inoltre, per completezza di informazioni, in tabella riportano anche i risultati che si ottengono anche in relazione ad altri indicatori che fornisce il modello, che possono aiutare a interpretare la situazione del momento. So, to conclude very quickly, it's really a necessity to look at several indicators to anticipate as much as possible the evolution of the pathogen. And it's also good to remind that if you have the models turn with past meteo datas and with a predicted datas also. So if you have a good prediction, you can anticipate really better than, of course, if we have a bad prediction. But it's always the problem that we all have with the prediction that are not always so good. So it's really an important point to have in mind. And then the second point is that, of course, it's better to simulate and to have the information of the models on many points to have an overview of what the models say on a specific vineyard and on a region, and then go to details if we can. But it's really good to have this information as an overview of the vineyard. So I think I try to make it simple and quick. So thank you all for your attention. Allora, quindi in conclusione quello che dice Caroline è che nell'ambito poi dell'impiego del modello previsionale emerge proprio la necessità di valutare diversi indicatori che ci servono per anticipare il più possibile le mosse del patogeno e in questo ovviamente giocano un ruolo fondamentali le previsioni meteorologiche che devono essere più possibile affidabili. Perché il modello possa essere impiegato con successo, perché ovviamente quando noi facciamo la simulazione, simuliamo con le condizioni meteorologiche che abbiamo misurato in campo fino ad oggi, fino al momento della simulazione, e poi ovviamente simuliamo con anche le previsioni meteo per 3-7 giorni, sapendo che ovviamente quelle sui 3 giorni sono un pochettino più attendibili. Quindi riusciamo ad anticipare realmente le mosse del patogeno solo se abbiamo delle previsioni attendibili. Questo, vabbè, sappiamo che ci getta poi nell'incognito, perché non sempre le previsioni sono corrette, è difficile comunque avere delle previsioni che siano al 100% attendibili. Inoltre, un'altra cosa che vuole sottolineare è che è importante effettuare delle simulazioni su più punti del vigneto per avere una visione d'insieme poi della situazione fitopatologica, perché ovviamente questo ci condiziona molto. Se abbiamo la capannina in un certo punto, ma c'è una grande variabilità all'interno del vigneto, ovviamente potremmo non essere così bravi a simulare l'andamento epidemico del patogeno. E con questo vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie. Thank you very much, Caroline. E spero di essere stata chiara. Ha fatto una presentazione molto semplice, appunto perché fosse breve, ma che fosse chiara anche per gli scopi poi dell'illustrazione dei risultati del progetto. Thank you so much, Caroline.